Posso dire che è un'emozione indescrivibile che ancora non riesco a capirla al 100% perché, come ho detto prima, non sto ancora realizzando quello che è successo. Però ovviamente allo stesso tempo mi rende felice perché è importantissima e un momento spettacolare. Ma non è ancora finito perché manca due partite, con la Rubio, abbiamo il match point e dobbiamo andare là più cattivi di fare. La prima cosa che ti sei detto, se si può dire, se non ci credo. Ti saresti aspettato magari di deciderla con la parata sul migliore precedente? Ah, piuttosto, ma sinceramente all'inizio avrei preferito sull'1-0, dici io, se arrivo ora. Che ha detto che non c'era da sopra. E tu adesso vediamo se riesco a fare arrivo. L'ho indovinato e poi Edo mi aveva detto tutto, tranquillo, pari rigore e poi vince il campionato. Non ho parato, in qualche modo ho ricambiato. Ciao, ciao, ciao. Rigore, quello del nuovo. Rigore. Parliamo di quello dato a Limolino. Dopo vediamo là. Una alla volta. Non esiste. Venendo una partita che è un po' più importante. Penso che per 40 anni teniamo decisamente bene, 4-5, 10 le palle non dobbiamo concretizzarci. Premono dal terzo quarto minuto, la traversa sotto, due volte posti nella partita, da una buona posizione, una buona posizione. Premono ha messo Luminescu, Mattere, quando il Pireo Città Rosso, quindi abbiamo avuto 4-5 palle gol, una squadra che è stata molto ordinata loro, difesi con ordine, sempre pronti a ripartire. Poi 40 minuti, per gli ultimi 5 minuti, hanno fatto un tiro forte, hanno precedenti, hanno avuto un'occasione importante, che è stato Dani Batteria, oltre a noi, è stato bravo a salvarci quell'occasione lì. E quei 5 minuti finali, che poi li abbiamo dato subito, perché abbiamo iniziato il secondo tempo, hanno fatto decisamente meglio loro. Tant'è vero che ho dovuto far portare i cambi proprio dopo pochi minuti. Per cercare di tamponare un momentino quello che non stavamo facendo bene, posizionare un po' il centrocampo, dare un po' più di sostanza e riguadagnare qualche metro poi in avanti con un attaccante che potesse fare, potesse farci salire un po' di più come caratteristica proprio sua. E penso che sia successo questo anche con i primi ingressi dopo di Luca e Giovanni. Abbiamo entrato un po' in baricentro, meno belli rispetto al primo tempo, che abbiamo fatto bene, ripeto, però abbiamo iniziato a giocare un po' di nuovo sulla metà campo loro, e ha fatto gol. Il portiere loro ha fatto l'errore, è vero, sul gol nostro. È vero che ha fatto un grande miracolo sul colpo di testa perfetta del 2-0. Non abbiamo sfruttato bene una ripartenza un paio di minuti prima del rigore loro, 3 contro 2 dentro l'area di rigore con Franti, Giovanni. Davanti al portiere, nel calcio spesso la guaglia paga. In questo caso siamo stati penalizzati oltre i nostri demeriti, però per rigore. E poi la fortuna ci ha aiutato a vincere la partita. La partita è venuta con merito. Perché sì, perché penso che veramente bisogna parlare solo di calcio. E non è che noi ce la mettiamo oggi, no? Stiamo esaminando una partita dicendo dei fatti, non dei sospetti.